Allora, cari amici, sono sempre io, Emiliano Babilonia. Come ben sapete, sono un ricercatore, studio alte tecnologie, controllo mentale, elettromagnetismo e tanto altro. Ho qui l'onore di poter intervistare un grande regista, scrittore, musicista, fotografo, Varo Clementini Venturi, che ci parlerà delle novità delle sue opere. Voglio ricordare un'opera che lui ha fatto, cioè un film che lui ha girato, Sei giorni sulla Terra. Ovviamente è stato un film molto visto dal pubblico nazionale e anche internazionale, perché ha avuto molto successo. Ma lascio la parola a Varo Venturi. Ciao Emiliano. Ciao anche a te, Varo. Allora, parlaci delle tue esperienze relative all'elettromagnetismo, al controllo mentale, di tutto quello che può praticamente aiutare le persone che vengono sottoposte a questi trattamenti, a questo spionaggio delle masse, ultimamente a questi attentati anomali che stanno accadendo in tutte le parti del mondo. Sì, certo. Come era successo anche in Sei giorni sulla Terra, quando si parla di certi determinati argomenti si parla sempre di controllo mentale. Il controllo mentale è alla base, la scintilla principale, no? Di qualsiasi incursione, qualsiasi intromissione che c'è tra il nostro potenziale spirituale, no? Quella che è la nostra parte, la nostra parte vitale, fisica, materiale, in questa dimensione, in questa gabbia di frequenze in cui siamo intrappolati. E come già era successo alle due risiedioni sulla Terra, in cui lì ero andato a mettere in evidenza anche il problema delle addizioni aliene, perché in qualche maniera o nella sua esistenza legata proprio alle dimensioni, o anche come dire alle interdimensioni in cui si muoverebbero certe entità, sia nella sua versione messa in scena dai poteri che conosciamo, e più o meno la finalità è sempre la stessa: poter fare in modo che l'essere umano sia costantemente traccato, anzi sarebbe giusto dire di cose informatiche, e in qualche maniera controllato e soprattutto indotto a comportarsi in determinati modi. Ma questo è il suo dicendo, credo che sia il pane, no? Della tua ricerca, della tua formazione. Eh sì, perché a me mi contattano molte persone che vengono sottoposte a questi trattamenti disumani, addirittura gli parlano in testa 24 ore su 24, gli surriscaldano il corpo con le frequenze a microonde oppure con gli ultravioletti, e molte di queste persone vengono talmente manipolate che credono di essere sottoposti ad attacchi da alieni, tanti addirittura credono che sono i morti, tanti credono che sono i vicini di casa. Però purtroppo, da quello che noi abbiamo capito, queste tecnologie potrebbero essere tecnologie radar satellitari o armi ad energia diretta, dove vogliate, che sparano dentro casa di queste persone, creando proprio delle destabilizzazioni attraverso la risonanza sensoriale. E purtroppo queste persone, essendo più sensibili a questi campi elettromagnetici, hanno dei disturbi e delle patologie devastanti, oppure degli effetti collaterali devastanti, che portano la cavia o la vittima del controllo mentale a una incapacità di intendere e di volere, e viene praticamente subito considerata una persona pazza, malamente o schizofrenica. Certo, ma ci sono svariate le tipologie, no? Queste, per esempio, che hai descritto sono più specifiche, più legate all'ingerenza nei confronti di persone specifiche, di persone precise, che possono essere far parte del tessuto sociale, chiamiamolo ordinario, così come di persone che in qualche maniera sono inserite in luoghi e centri di potere, per cui devono essere doppiamente condizionate, perché a volte dobbiamo pensare che la preoccupazione principale per chi deve in qualche maniera condurre questa paracca
è quello di poter indurre, condizionare soprattutto le persone che hanno le decisioni, che la rappresentano, che la sono portavoce. E quello è il fenomeno, di tutta la fenomenologia che riguarda tutto questo, è quello il fenomeno più delicato, perché molto spesso ci troviamo a si ritrova a seguire, a credere, a fidarsi, a scegliere. In generale, comunque, quello che si può dire è che il controllo mentale è un'attività che in qualche maniera ha piramide, ha riflesso, investe tutta l'umanità. Ma è chiaro che è tanto più feroce, tanto più acuminato nel momento in cui si rivolge alle persone che in qualche maniera rappresentano i poteri, rappresentano le autorità, rappresentano i media e tutto il resto. È lì che si esplica ai massimi livelli, chiaramente. Per poi arrivare, come appunto stavi ricordando, alla sperimentazione che quindi viene fatta. Quindi la sperimentazione anche di nuovi metodologie, di nuove tecnologie, che sono sempre di più legate alla manipolazione delle frequenze, delle onde, perché quello è un mondo in quale, avendone sapienza e capacità di manipolazione, si può ottenere qualsiasi risultato, soprattutto nel momento in cui andiamo a considerare il cervello dell'uomo, il computer, e soprattutto nel momento in cui lo trattiamo come se fosse un ricevitore trasmittente. A questo proposito, una cosa che ho sempre tenuto è quello comunque che una volta che si comincia ad avere conoscenza e coscienza di questi argomenti, per i quali l'umanità prima della seconda guerra mondiale non poteva minimamente pensare, se c'era un condizionamento mentale, quello sicuramente era di origine religiosa, spirituale, perché anche quello è un condizionamento mentale, ed è quello il condizionamento mentale di masse, nel momento in cui riesci attraverso una serie di imposizioni, una serie di racconti mitici, archetipici, a creare un mondo, un scenario, un orizzonte che sembra essere tutto ciò che c'è al di fuori di questa realtà. E nel momento in cui non siamo più in grado di rivolgerci al nostro io intimo, al nostro io interno, alla nostra il nostro potenziale superiore, perché in mezzo ci sta una fanfara di filosofie spirituali, di immagini archetipiche, tutto il resto, che ci fanno sembrare che è quello il nostro mondo spirituale, quando poi in realtà, con molta probabilità, sono ben altre le strade e i sentieri per arrivarci, e che diminuiscono ogni giorno di più, perché paradossalmente l'espansione selvaggia della tecnologia, perlomeno così non ci sembra, in realtà cosa ha fatto? Con la sua alterazione dei campi elettromagnetici va a ridurre le nostre capacità percettive, va a ridurre le nostre possibilità di comunicare al di là dei mezzi, che probabilmente era molto più forte, molto più profonda di altre epoche. E siccome è proprio nella manipolazione e nell'alterazione dei campi elettromagnetici uno dei punti principali di tutto ciò, e dovremmo cominciare a preoccuparci, perché come possiamo vedere ogni giorno di più siamo racchiusi delle griglie a varie frequenze, a varie altezze, che in qualche maniera interrompono la comunicazione tra le nostre teste. Però quello che stavo dicendo era sicuramente questo, una cosa sicuramente dobbiamo cominciare però a ridurre, soprattutto parlo di rivolgo a tutte le persone che sono appassionate di questo, ma essere appassionati significa un termine un po' improprio, per le persone in qualche maniera hanno a cuore, hanno a coscienza questa problematica. E quello che dico è che bisogna cominciare però a uscire dal vittimismo, cioè a non rinchiudersi e non pensare di proteggersi con un atteggiamento vittimistico, perché non serve proprio a nulla, anzi, come sappiamo bene, così come la paura, anche la debolezza reattiva e tutto il resto sono pane per i denti di chi applica un controllo mentale a tappeto.
Quindi bisogna cominciare a guardarlo forse in maniera meno settoriale, o perlomeno prendere il settore che è quello che riguarda esattamente questo, e cominciare a reinserirlo in quello che dovremmo guardare come il capire la mente, prima di tutto, perché è quello che è il potere cultivare un vantaggio, come scono la mente, che io sa come reagisce, sa come reagisce a tutte miglia, reagisce a tutti gli elementi, ai suoni, ai colori, alle intonazioni, alle inflessioni di una voce, a un racconto archetipico, una visualizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il nostro impegno in futuro dovrebbe essere, ora che abbiamo dati a sufficienza, ora che abbiamo una consapevolezza che comincia a essere, come dire, inespugnabile, incontrovertibile, dobbiamo cominciare a pensare di dover studiare noi stessi la mente e capire in cui studiamo la mente e qual è il concetto di mente, per poter difenderci da tutto ciò. Ti volevo chiedere una cosa. Quando hai pensato, cioè hai incominciato a scrivere o a girare il film Sei giorni sulla Terra, hai pensato anche a una sorta di controllo mentale o una sorta di tecnologia aliena? Beh, in quel caso ci sono entrambe le cose. Se ricorderai, il film in qualche maniera mette sul piatto entrambe le metodologie, entrambe le reti, perché sappiamo che di entrambi si tratta. E questo non soltanto perché lo presupponiamo, ma perché ormai abbiamo decenni e decenni di ricerche fatte da persone un po' di tutto il pianeta, che anche con coraggio, no? Contro ogni avversità possibile e immaginabile, attraverso soprattutto l'ipnosi regressiva, l'utilizzo della programmazione neurolinguistica, eccetera, eccetera, in qualche maniera hanno capito che esistono entrambe. Tutte le storie praticamente esistono, addizioni di tipo alieno, possiamo chiamarlo così, visto che il termine in qualche maniera ci fa capire di cosa stiamo parlando, e addizioni che mettono in un ambito terrestre, militare terrestre, militare scientifico terrestre. Ma non significa che queste due cose siano collegate, non siano collegate comunque, non significa che un'addizione che viene come dire, che poi viene shiftata in un ambiente, chiamiamolo astrale, si usa dire in astrale, tutto il resto, non siano rivolte a ottenere gli stessi risultati che sempre quelli sono. E chiaramente in Sei giorni sulla Terra la storia stessa, i meccanismi che si muovono dietro la storia, in qualche maniera dimostrano questo, laddove un ricercatore si immerge coraggiosamente in una ricerca di un certo tipo, scopre che invece non è così isolata, non è così assoluta, ci sono tante altre forze, ci sono tanti altri sistemi, sottosistemi che in qualche maniera sostengono tutto questo, e sono in relazione tra loro, e perché comunque di questo sempre si tratta, il controllo mentale, che dobbiamo ricordarci, che avviene soltanto, diciamo il controllo mentale che dovrebbe preoccuparci ancora di più, rispettando assolutamente tutti coloro che purtroppo lo subiscono in dettaglio, ma nello specifico. Il controllo mentale è il punto principale della società in cui viviamo, è la ragione stessa per la quale viviamo, per poter fare in modo che la nostra energia sia sfruttata il più possibile, bisogna fare in modo che la nostra mente pensi in una certa determinata maniera. E quindi è tutto collegato a questo. E così come Sei giorni sulla Terra, però comunque si appoggiava di più sulla versione del fatto che ci siano entità che non vibrano in questa dimensione, semplicemente in un'altra dimensione, poi li possiamo chiamare alieni, possiamo andare a fare l'identikit di ogni razza, possiamo fare tutto quello che ci pare, ma di fatto questo è soprattutto. E soprattutto definire delle forze aliene, quando già noi, l'umanità nella sua forma fisica ha già una connessione con questo. Siamo alieni noi per primi, e soprattutto il popolo bianco occidentale dovrebbe pensare, che non ha
non è neanche in possesso di tutta la sua cultura, di tutta la sua sapienza, di tutta la sua tecnologia, non ha un background definito da raccontare nelle scuole. E questo si ricollega facilmente a tante tesi che riguardano anche la comparsa di certe determinate razze all'interno di questo mondo, quindi all'interno di questa dimensione, come quello della razza bianca, per appunto. E come compare, perché come la notizia di sé automaticamente accanto a grandi manifestazioni di tecnologia, di agricoltura, di capacità scientifiche, e tutto il resto. Sì, infatti ultimamente le persone cominciano a sentire degli anomali acufeni durante la notte, hanno degli anomali incubi, addirittura hanno degli anomali disturbi che definiscono come malattie psicologiche. Però quando si parla con determinati esperti o psichiatri che dicono che quelle patologie non sono proprio patologie riscontrabili nella psichiatria, sembrano proprio patologie surreali. E addirittura io ho fatto un'intervista con uno psichiatra noto che ha scritto anche un famoso libro, e lo psichiatra ha detto, dice, a me mi pare strano che alcuni pazienti mi dicevano delle cose che praticamente non erano possibili, sembravano veramente dei film di fantascienza, e purtroppo queste persone non venivano credute, che venivano attaccati con queste frequenze, con queste armi, che sentivano le voci all'interno della testa, ma voci che gli dicevano ti stanno rubando la macchina, affacciati, ti stanno rubando la macchina. Cioè un pazzo, il malato di mente, lo schizofrenico può sentire la voce come un feedback continuo all'interno della testa, di una sorta di botta e risposta, ma nella sua stessa identica tonalità. Non che mentre stai dormendo senti una voce che ti dice svegliati, ti stanno rubando la macchina, e la persona esce fuori dal balcone e vede i ladri che stanno praticamente scassinando la macchina. Queste sono cose veramente surreali. Certo, e questo ci mette in rilievo anche un problema molto grosso, adesso che andiamo nello specifico, e cioè che non c'è una persona al mondo che abbia la possibilità di poter verificare quello che gli capita. E quindi uno degli ostacoli più grossi è quello di far credere, e poi far credere chiaramente è un limite, no? Perché nel momento in cui la persona si sente attaccata, quindi tutte le anomalie in cui si ritrova imprigionato giornalmente, e tutto il resto, e lo porta a non credere più a nessuno, a credere a nulla, no? La realtà prova, perché tutte le convinzioni, tutto quello che in qualche maniera è stato impartito, va a farsi benedire quando capisce che può essere soggetto a una cosa del genere. Ed ecco che allora avremo tutte quelle distorsioni che rendono ancora più difficile di poter aiutare chi si ritrova con questi problemi. Quindi, per questo è il discorso che stavo facendo prima, che credo che sia uno dei più importanti. Dobbiamo cominciare a capire esattamente, ancora più in profondità, come funziona la mente, perché nel momento in cui noi cominciamo a capire e studiare come funziona la mente, cominciamo a capire esattamente a che cosa siamo soggetti. Con che cosa siamo soggetti nel dettaglio e come siamo soggetti a livello di massa. Perché sono come dire, quattro dipartimenti diversi, condizionamento spirituale, condizionamento politico, sociale e poi quello sperimentale. E quello sperimentale purtroppo vengono usate cavie, e chi si ritrova a parte a cavia si trova veramente in una brutta situazione, perché non ci sarà mai nessun telegiornale, non ci sarà mai nessun psichiatra, non ci sarà mai nessun personaggio ufficiale che possa dargli una mano e possa aiutarlo, e noi sappiamo quante di queste persone hanno bisogno di autorità, no? Capiscono drammaticamente che sono sole, perché si ricordano di avere una reazione che o perché c'è una collusione dietro colui o coloro che si vanno a rivolgere, o perché semplicemente c'è ignoranza, no? Rispetto a questo, ecco che è una cosa diventa piuttosto drammatica. Sì, infatti è vero, perché molte persone che mi contattano credono che queste tecnologie si comprano su eBay. Io dico, guardate, sono tecnologie che costano tantissimo, non le possono acquistare su eBay. Invece mi mandano dei link,
di anomale apparecchiature, magari piccoli laserini che loro definiscono come armi ad energie dirette. Io a molte persone gli rispondo, gli dico: guardate che non possono passare queste frequenze attraverso i muri e colpirvi mentre state dentro al letto, mentre state sul divano. E loro purtroppo sono convinti di questa cosa, che i vicini di casa o parenti o persone che magari hanno avuto, cioè in passato hanno avuto delle discussioni, possono aver acquistato queste tecnologie per creare danno a queste persone. Purtroppo la cavia umana, cioè la vittima che viene sottoposta a questi trattamenti, viene sottoposto o vengono sottoposti a questi trattamenti di continuo e per tanto tempo, proprio per manipolare la mente dell'individuo e farlo diventare una persona narcolettica, come se vogliono lobotomizzare il suo cervello e fargli perdere la sensibilità, cioè fargli perdere le sensazioni, le emozioni. Sembra come un programma del sistema Manchurian Candidate, e poi indurre questa persona attraverso delle voci, attraverso delle frasi, messaggi subliminali a fare determinati gesti. Cioè, puoi pensare che ultimamente in varie parti del mondo dei bambini stanno seguendo un gioco. Questo gioco induce questi bambini a pensare di farsi autolesionismo, e addirittura per vincere il gioco il bambino deve salire sopra un palazzo e buttarsi di sotto. Cioè, e i bambini seguono queste persone, quindi dicono: fai questa cosa, e quelli vanno lì e lo fanno. Allora mi viene da riflettere: non vorrei che qualcuno, ovviamente è un'ipotesi, che qualcuno possa utilizzare una tecnologia che è in grado di parlare in testa a determinate persone ed indurre a pensare che il loro Dio gli parli in testa per farli diventare dei kamikaze. Lì c'è da riflettere questa cosa. Certo, sì, ripeto, come ti stavo accennando prima, è il modello sperimentale, purtroppo è impietoso. E io piace chiamarlo prove d'orchestra, per intenderci, nel senso che poter in qualche maniera appunto sperimentare diciamo, certi determinati avanzamenti tecnologici che non sono così semplici, come stai giustamente dicendo, è assurdo pensare che possano essere procurabili nel mercato o cose del genere, anzi quello è un'altra strategia del sistema che porta una piccola tecnologia che ha delle connessioni, no? Ha delle somiglianze, ha delle analogie con diciamo, la fanfara super tecnologica e tutto l'armamento psicotronico, no? Che sta dietro tutto ciò, e fa pensare quindi la telefonia mobile, cellulare, computer, tutta una serie di dispositivi che in qualche maniera sono a disposizione del mercato, inducono a questa terrificante illusione. E tutto questo però avviene perché insomma tutto questo è un programma, e come ogni programma è rivolto verso il suo completamento, verso il suo successo e tutto il resto. E per quanto riguarda appunto l'utilizzo, il miglioramento di tutta una serie di armamenti tecnologici di quel tipo, vengono fatti esperimenti, e gli esperimenti vengono fatti così un po' sulla popolazione, in maniera anche isolata, in modo che le persone poi non hanno la possibilità di poterlo confrontare e tutto il resto. Ma la cosa ancora più grave è che tutto ciò serve in qualche maniera a preparare uno stage finale, un atto finale, in cui probabilmente tutto questo sarà a tappeto, sarà contemporaneamente nei confronti di ogni essere vivente, a diversi livelli, ma con poi la tecnologia che ormai è stata sperimentata e che sappiamo che tipo di risultati porta nella mente della persona, perché chi lo subisce sicuramente oggi avrà delle problematiche più di tipo psicofisico, fisiologico e tutto il resto, ma la cosa principale è che sono rivolte la mente non viene disgregata, perché finché la persona esiste, no? E quindi poi arriva che cosa viene dalla padella alla brace, non sappiamo. Certo. Beh, è ovvio, perché poi tutte queste cose, scusa, faccio una piccola inserto,
che comunque è abbastanza importante per tutto questo. Ogni azione, ogni messa in scena, ogni armamento di qualsiasi tipo è pensato, perché per ottenere un risultato, diciamo, un risultato ideale, bisogna che, ripeto, come dicevo prima, avere una grande conoscenza della mente. E chi è che si occupa della mente, prima di tutti, della nostra società? Coloro che tutta diciamo, la categoria che si occupa dello studio e della cultura della mente. Sì, proprio così. Io dico... la psichiatria. Sì. E la psichiatria, se ci penso, è uno strumento tecnologico che è cominciato a manifestarsi, è cominciato a uscire fuori, così abbastanza recentemente, se ci pensiamo, no? Perché quando pensiamo a psichiatria e psicologia, dobbiamo pensare a Freud, a Jung, no? E a tutti i personaggi celebri che in qualche maniera hanno dato l'avvio a questo tipo di ricerca. Ed è uno strumento anche quello, che può essere di nuovo, come molti altri strumenti, usato superficialmente, insomma, apparentemente per scopi che possono essere di studio o di cura o di terapia o di quello che possiamo dare. E mentre contemporaneamente ha tutt'altra finalità. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Noi abbiamo un amico in comune che voglio salutare, Stefano di Feccio e Mirtillo. È stato poco ciao Stefano. Bene. Se ci ascolta, ciao Stefano, è stato poco bene. Puoi pensare minimamente che potrebbe essere stato indotto quel suo malessere? Beh, certo, nel caso di Stefano, meglio conosciuto come Feccio e Mirtillo, e nel caso di Stefano è giusto sospettarlo, è giusto in qualche maniera non escluderlo assolutamente, anche se poi bisogna sempre stare attenti, no? A creare in qualche maniera appunto vittimismo di quel tipo, ma io credo che se Stefano fosse qui con noi lo penserebbe esattamente come me. E non lo si può escludere, perché Stefano nella sua ricerca, nel suo impegno rivolto nel cercare di offrire a chi lo ascolta, a chi vuole sapere, quanto più possibile alla sua disposizione, però lo ha fatto anche in maniera, come dire, un po' dettagliata, cercando di portare in evidenza luoghi, nomi, persone, in maniera molto... Simbologie, sì, però fino a lì ok, fino a lì tutto bene, però insomma anche recentemente in qualche maniera tendeva a denunciare e a mettere in rilievo certi determinati poteri in maniera molto molto specifica di tutta la cosa. Non che questo sia sbagliato, anzi, idealmente, utopisticamente, se uno lo pensa, no? Guardandolo dall'alto sarebbe la cosa giusta, perché di fatto poi questo avviene nella vita di tutti i giorni, la giustizia di cosa si occupa, di identificare colpevoli comunque. È chiaro che nel suo caso probabilmente potrebbe aver esagerato su certe determinate cose, e la reazione potrebbe essere stata appunto così, piuttosto terrificante. Però non penso che è una cosa che possiamo affrontare così facilmente, perché meriterebbe di essere approfondita da tutte le angolature, tutte le angolazioni. E quello che rimane il fatto è che comunque Stefano è tra le persone che più in Europa si è occupato in maniera approfondita e specifica di certi determinati argomenti, anche con la passione, la devozione e la totale dedizione che un essere umano può fare, andando a rinunciare persino a se stesso pur di poter veicolare dati, informazioni che lui poi si è in qualche maniera andato a trovare, a approfondire con le sue sole forze, dopo che, come sappiamo, come lui stesso racconta, è stato lui stesso vittima per primo di certe determinate sperimentazioni, già negli anni 70, già alla fine degli anni 70. Ed è un esempio vivente per l'appunto di quanto tutto ciò non è legato alla tecnologia più recente. Quindi quello che più importante è augurare a Stefano di riprendersi il più presto, e noi tutti coloro che lo conoscono concorreremo a cercare di tirarlo fuori il prima possibile dalle sue problematiche e esplorare con lui e capire con lui finalmente il momento in cui resterà completa lucidità e capacità di comunicazione, e poter vedere di costruire
per analizzare tutto quello che è successo. E certo, infatti lo salutiamo, speriamo che si riprenda presto. Ti volevo un'ultima cosa. Stavi accennando di un libro che stai facendo. Sì. Si può dire qualcosa in anteprima del tuo libro? Beh, diciamo che sì, diciamo che in questo momento ho sia un progetto cinematografico, no, sia letterario. Di quello cinematografico me lo tengo ancora per un po', perché in qualche maniera ha delle caratteristiche che mi caratterizzano a questo. E invece sì, il progetto letterario è abbastanza semplice da un certo punto di vista, perché è un libro che lo dirà, è una raccolta di articoli che ho scritto per una rivista, cioè, molto impegnata negli argomenti, che sappiamo, e tanti altri, che si chiama Punto Zero. E ho pensato che la natura di questi articoli, il modo in cui sono scritti e tutto il resto, compone una collezione che dà anche come risultato a un unico concetto. E quindi diciamo che tra i progetti in corso in questo momento ci sono queste due cose sulle quali sto lavorando parallelamente, perché in qualche maniera poi hanno delle affinità da un certo punto di vista, per cui un lavoro aiuta l'altro, nutre e arricchisce l'altro, viceversa. E poi anche il modo in cui mi piace lavorare, in maniera non esclusivamente settoriale, d'altronde prendersi l'impegno di usare certi determinati media, come può essere il cinema, la musica, la letteratura, per poter anche regalare, offrire quanto si sa, quanto la mia esperienza diretta, gli studi, le ricerche. Quindi diciamo, l'attività di ricercatore universale da questo punto di vista credo che non sia una cosa tanto comune e quindi necessita di grande impegno, però anche di grandi innovazioni mentali, di cercare sempre continuamente in qualche maniera di fuoriuscire dagli schemi per poter poi ricreare uno schema che sia più evoluto, più avanzato, tutto il resto, ma perlomeno ci sto provando. Quindi, allora spero di una futura collaborazione insieme, sì, eventualmente di un film oppure di un convegno oppure addirittura di un libro, se sarà possibile. Un grande piacere, credo che diciamo, il piccolo ma ben intenzionato gruppo dei ricercatori, soprattutto dei ricercatori nel campo della controinformazione, quelli seri, quelli che in qualche maniera hanno veramente qualcosa da dire, hanno l'urgenza di dire qualcosa, e non quelli che lo fanno per seguire anche lì un trend, perché bisogna cominciare anche a dirlo a Emiliano, anche cominciare a quindi fare anche un po' di pulizia da quel punto di vista. Perché anche quello è un'altra, perché non solo per un fatto così, non per qualche ragione così personale, o perché tutti sono liberi di dire, copiare, o esprimersi come preferisco, ma semplicemente perché è un'altra delle strategie del sistema, oggi lo sto chiamando sistema, spero che siete d'accordo, è quella di creare confusione, quella di annacquare laddove ci stanno delle cellule di potenza intellettiva. Sì, creare la disinformazione. Creare la disinformazione utilizzando la controinformazione. Utilizzano addirittura le vittime, perché gli fanno credere delle cose che non sono vere, e loro vanno a pubblicare, vanno a dire ad altre vittime che loro hanno trovato delle soluzioni facendo determinate cose. Poi abbiamo avuto dei riscontri che purtroppo queste vittime attaccate con queste frequenze andavano all'ospedale e ripetevano le parole delle persone che gli parlavano in testa, o della tecnologia che metteva delle frasi o delle parole nel loro cervello. Venivano immediatamente prese le persone malate di mente, pazzo, schizofrenico, addirittura in stato di delirio, e venivano subito rinchiuse in TSO. Infatti io do un consiglio a queste persone: non andate all'ospedale, dite, venite sottoposti a questi trattamenti, oppure vi parlano in testa attraverso una telepatia artificiale. Al limite andate all'ospedale e dite che avete dei malesseri, delle patologie, che state male, perché se un dottore fraintende quello che voi state subendo, verrete immediatamente rinchiusi all'interno di una stanza in un reparto psichiatrico in TSO. Cosa di più semplice,
momento in cui si va a finire il concetto di fortipazia, no? Quindi di psicosi e tutto il resto. Ecco che immediatamente, perché mondo è mondo, perché poi è sempre così, nel momento in cui una persona ha un'intuizione superiore, una conoscenza superiore, no? Specifica o approfondita, ecco che rientra automaticamente in quella fascia per cui la società lo rigetta come pazzo, folle, no? Fuori di testa, con problemi, psicosi, schizofrenia, eccetera. E con questo processo che tu hai descritto, o anche più semplicemente perché chi va a intromettersi dentro un circolo di intellettuali che cercano di capire la realtà esattamente com'è, quindi fa infiltrazione e manipolazione, sia tecnologica sia diretta e tutto il resto, ecco che diventa veramente difficile. Quindi, ritornando a quello che stavo dicendo, è importante oggi in qualche maniera anche iniziare a selezionarsi, a selezionare e a capire le persone che in qualche maniera hanno un vero titolo per poter parlare di certe determinate cose, perché continuando così la situazione sarà sempre più annacquata, sarà sempre più difficile riuscire a capire e identificare le fonti e a capire chi ha ragione, quali sono le verità, quali le mezze verità, quali i quarti di verità. Non c'è nulla di più facile che annacquare e insabbiare in qualche maniera una fonte di informazione che già di per sé è difficile, sofferente, perché in qualche maniera deve fare lo sforzo di incrociare dati, tanti dati. Le verità si capiscono incrociando i dati, nessuna dipartimento, nessun settore da solo in sé contiene tutta la verità. È come se fosse un puzzle. Sì, è vero. Vogliono occultare l'occultabile, cioè rigirare praticamente la realtà dei fatti e manipolando la popolazione li rendono praticamente incapaci di capire quello che sta realmente accadendo, quello che sta realmente succedendo. Sì, proprio così. E a volte avviene anche in maniera veramente invisibile, perché se io immetto un personaggio, un ricercatore, per esempio, che parla in maniera appropriata, competente, ma esclusivamente prendendo un frammento di un ragionamento generale, ecco che quella è un'altra deviazione dell'informazione, perché accento l'attenzione su qualche cosa e anzi addirittura regalo qualche dato in più, che in modo da renderla ancora più credibile, ma facendo questo distorgo l'attenzione verso un'altra direzione, verso un altro cammino, che invece forse era ancora più importante, o che comunque era basilare. Le tecniche sono innumerevoli. Sì, infatti è vero. Allora, io credo che l'intervista sia stata fatta in modo molto, molto dettagliato, tanto le persone poi ci ascolteranno in future collaborazioni insieme, che spero che arrivino a un risultato, cioè a un progetto futuro che si potrà praticamente realizzare. E certo. Per adesso niente, ti saluto, ti ringrazio tantissimo per una figura che mi ha fatto piacere. Voglio salutare ancora Stefano di Felce Mirtillo e spero di vederlo al più presto, presto e di poterlo intervistare forse un giorno. Sarebbe fantastico. Sì, veramente sarebbe fantastico. Per adesso allora ti ringrazio tantissimo. Voglio dire solo alle persone che ascolteranno questa intervista che Vario Venturi ha girato un bellissimo film, Sei giorni sulla Terra, e che io credo che la sua nuova opera o le sue nuove opere future saranno sempre migliori, sempre più belle, sempre più affascinanti e interessanti.